Di nome, di nuovo? Gian Paolo, Gianluigi. È presente al giro Gianluigi? No, verrà a vedere qualche tappa sicuro, ma impegnato in altre. Non mi dica che si è ritirato, che non ci credo. Che non fa più niente, non ci credo. No, assolutamente, no. Si muove con... Sono affacciato nell'altro pullman, speravo fosse un reverberi, invece era un bel tram. Ancora il nostro. E quindi fa il meccanico Gianpaolo, straordinario. Quanti anni ha? 43. Di chi, cioè, le ruote sono individuali o no? Sì, cerchiamo di renderle individuali. Mi elenca la squadra. Per esempio, un anno fa a Carpi ho fatto gaffo inanellato, c'era scritto in una squadra Moreno Mosè, mi sono illuminato perché lo intervistai, era un amico, però non c'era al giro. Quanti sono al giro della sua squadra? Sono 8, come tutte le squadre partecipanti ai grandi giri. Come si me li elenca, magari additando la ruota, se le va? Beh, allora, in realtà adesso qui le bici e le ruote sono già caricate sulle macchine che può vedere dalla parte opposta, quindi le ruote sono già state... Ma queste sono le ruote di riserva? Sono le scorta, esatto, sì. Quindi quelle devono ancora essere abbinate? Esatto, sì. I nomi? Qualcosa. Il capitano chi è? Allora, questo Giro d'Italia non abbiamo un prescelto, diciamo che dopo aver vinto anche il Tour de France con Pogacar ci sono dei bei nomi che si puntano comunque delle tappe, a delle vittorie di tappa, e perché no con McNulty, che è il nostro americanino, che potrebbe rientrare anche in classifica. I nomi degli altri 7 per gli ignoranti come me, o comunque non sto seguendo, non dove... Ulissi. Però Diego Ulissi. Sì, Diego Ulissi, che già ha vinto una tappa. Certo. Appunto. Conti. Valerio Conti, romano, maglia rosa un anno fa. Maglia rosa l'anno scorso. Abbiamo appunto McNulty, abbiamo... sono 30 corridori, quindi abbiamo solo 8, quindi... Però quelli da giro sono quei tre, insomma. Dombrowski, che è di altro che... americano. Uh-huh. Poi Bjerg, che ha fatto terzo alla prima cronometro, danese. Uh-huh. C'è Gaviria, grandissimo colombiano. Ricezze, lo ricordo vincitore sul podio a Reggio Emilia una manciata d'anni fa. Ricezze? No, Gaviria. Ah, sì. E poi abbiamo Ricezze, appunto, argentino. Abbiamo Molano, colombiano? Molano, colombiano, che lui dovremmo essere arrivati a 8. Ma al di là della meccanica, lei ha anche il DS, no? No. Chi è il DS? Qua ne abbiamo 3. Tiralongo. Grandissimo, è già gregario di Vincenzo Nibali. Sì. Quando Nibali era all'apice. Esatto. Marzano, Bruno Vicino. Bruno Vicino, ex Pistar. Sul passato sono forte. Parecchie volte. Dove, e quando ero bambino, caro Stanga, impazzivo, facevo la... No, oggi faccio l'alba, devo ancora andare a dormire, ma di notte l'inseguimento dietro motori, pistari, il catering. Pensi che durante il lockdown ho fatto una bellissima intervista all'argentino Ottavio Dazan. Aveva capito che era intervista. Allora mi fa anche video. Ha usato parolacce. Allora dico, scusa, ma... No, bel cretino. Questo. Cioè, scusa, abbi pazienza. Se tu fai un'intervista, ti sto riprendendo, vedi tutto. Perché dici parolacce e dopo mi fai lavorare inutilmente? Insomma. Però era una bella generazione. Il catering, il Domenico De Lillo, no? C'era... Quindi lei è cresciuto... Io sono cresciuto a fare bicicletta. Stanga, ma no, cioè, ma persino della lotta greco-romana. Vivo in questo. Com'è nascere in una famiglia di sportivi e chi è quel signore che sicuramente è un ex atleta? Questo è un massaggiatore. Solo? Pensavo... Massaggiatore che adesso stiamo caricando le valigie per portarsi al prossimo. E poi quel signore che mi aveva autorizzato a riprendere il pullman, ma lassù sono più... E l'ultimo? Anche lui un massaggiatore. E come nascere in una famiglia sportiva? Era un mio sogno. Beh, io sono figlio di un contadino con problemi di ansia e di depressione, non c'è più, ma io mi sento è un privilegiato. Come Reverberi Junior, dico bene? Io devo chiedere se
No, no, ma ci mancherebbe. No, 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 ma sono io che disturbo. Dico, è tanta roba, adesso finisco.